Dal libro di Tobia. Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Thank you.
Grazie.
bellezza che hai fatto, che ci hai fatto figli della luce. Guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci bendica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, che con ogni cammini, avanti e schieri, e ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere e emergere a scapito degli altri, i giovani e i poveri cambiati. E ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che desiderano in ogni donna e in ogni uomo. Che il tuo spirito ci racconti in un mondo desiderato dalla tua sede di fraternità e riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti a camminare con l'urgenza dei viaggiatori e la letizia dei pellegrini. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione, la potenza umile della direzione, gesti nani che si nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e dalle azioni, si aprono alla guarigione della vita che il tuo Vangelo di pace vuole dare.